Ci siamo. Bentornati su Pokémon Xenoverse. Bentornati. Allora, siamo ad Acquariopoli. Come caspita si chiamava questa città? Facciamo il solito punto della situazione, ragazzi. Arrok Armando, tra l'altro, evoluto nella scorsa parte. Non so, ma a voi piace questa nuova forma? Poi abbiamo Electabuzz, abbiamo Sharpedo, Milo, Mewtwo, insomma, il solito Eevee che non sto capendo come fare evolvere. Sì. Allora, noi siamo qui. In teoria dovremmo andare... No, questo è il sentiero gravità che ci porterebbe... No, a Canziria ci siamo già stati, quindi no. Allora dobbiamo andare per forza... O qui sopra o qui sotto. Canyon asteroide? Soffia un vento di burrasca. Non so che Pokémon si trovano in questo percorso. Vediamo un secondo. Vediamo. Kikabu. Ma questa canzone tipo da... Kenny è un asteroide, il tortuoso e torrido cammino del sole. E ma questo strano Ponyta sembra molto impaurito. Vuoi prestargli soccorso? Sì, dai, perché no? Vieni da zio, vieni qua. Vieni da zio Dark. No, è partita la musica. Ma? Io non me l'aspettavo, cioè non vorrei che... Era lì per caso comunque, io non c'entro nulla. Ma cos'è? Cos'è questa figata? Oh mio Dio, non mi dite che è un Rapidash X? Sì, è un Rapidash X. È bellissimo. A livello 35 con antimeteo. Bello tosto, eh? I Pokémon X comunque rompono davvero tantissimo le palle perché hanno troppa vita. Troppa. Cioè, in realtà si è boostato la difesa talmente tanto che non può più boostarsela, vi rendete conto, no? Ma dai, è rotto, dai, è rotto. Non può farmi tutto questo danno. Giù Rapidash. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Bene. Non è successo niente. Chi è adesso? No, è ritornato. È ritornato Trey. Cos'è quella faccia, Pivello? Hai per caso visto un fantasma? Rilassati, non ho alcuna intenzione di sfidarti. Non ancora, perlomeno. Quella Rapidash che hai sfidato poco fa deve essere la madre di quel po'... vabbè, fino a qui ci eravamo arrivati. Grazie, Trey, davvero. Coincidenze o meno, anche quegli idioti che giocano a fare i cattivoni sono proprio qui nel canyon. Se vuoi continuare a mettere loro i bastoni tra le ruote, fai pure. Non sarò certo io a fermarti. Ma che cazzo? Cosa stanno vedendo i miei occhi? Ma cos'è? Ma esce fuori dall'inquadratura. Cos'è questa cosa gigantesca? Aiuto! No, sono ritornati. Aiuto, sono ritornati. L'abbiamo acciuffato, colonnello. Zzz. No, gli affari loschi. Ben fatto, miei cari robottini. Allora, Rapidash, hai cambiato idea ora? E questa chi è adesso? E pensi che questo basti a spaventarmi? Se solo proverai a torcermi un capello, il tuo figlioletto farà una brutta fine. salvo, Mariano. Buona fortuna. Forse era meglio che salvavi. No, davvero? No. No. Quello è il Team Dimension. Sembra proprio che stia tormentando Rapidash. Vuoi intervenire? No. Aspetta, salviamo. Il generale sarebbe fiero della sua Tamara. Spamma di Dark fiero, chat. Interessante. Che succede adesso? Oddio. Ma che meraviglia, il nostro bel cavallino ci nascondeva una forma così potente. Oh oh. Boss Rapidash, ma è un'altra forma. Ma ragazzi, è bellissimo. Ma che cosa sto vedendo? È pazzesco. Diciamo che la situazione è un po' scomoda. Dovrei, e dico dovrei, shottarlo con lava sbuffo. Sì. Perfetto, perfetto. Dannazione. Rapidash, sei una vera delusione. Qui si mette male, è meglio svignarsela. Sembra quasi che Rapidash e Ponyta ti stiano ringraziando dell'aiuto. Sì. Sì. E quindi? Ah. Non sto piangendo. E questa qui dentro come c'è finita? Allora, siamo arrivati a Golastilix. No, di nuovo... Ma? Quel Rapidash dovrebbe essere in mano al Team Dimension. Non dirmi che... Certo che sei più in gamba di quanto pensassi, Dark. Scansione attivata. Ora capisco. Io no.
Illustrami. Questa Rapidash deve averti seguito perché ti è riconoscente per aver salvato il suo piccolo e quindi vuoi venire con me? Fammi indovinare. Eh? Ti sono piaciuto? Ma certo, è chiaro. Rapidash ha deciso che il suo cucciolo sia ormai pronto a intraprendere il proprio cammino senza di lei. Il vero riconosce il vero, si dice, no? E quindi lo accettiamo, lo accogliamo. Vieni, piccoletto. Diamo un soprannome a Ponyta. Lo chiameremo Scam. Scam. Lo chiamiamo Scam per questo motivo. Ero cioè pensavo di poterlo catturare, ma poi è arrivata la madre. Quindi mi sono sentito scammato in quel momento. D'accordo, rapida, entra nella ball. Mi tornerai certamente utile. Ma come? Ma come? Ma scusa, perché a lui Rapidash, a me Ponyta? Ma perché? È una vera e propria scammata allora, sì. Siamo arrivati a Scorpiopoli. Così cupa questa città. Ma com'è che ci stanno i Miltank ovunque? È assurda questa cosa. I Miltank in tutta la regione stanno. Sto facendo il bucato con l'acqua del pozzo. Che te ne serve un po'? Toh, prendi. Ah, cos'è questa atmosfera? È cambiata anche la host del centro Pokémon. Quella al Pokémon Market è palesemente un fantasma. Che sta succedendo? Lavandonia 2.0. Sono io la cuoca qui. E se qualcuno non sta bene, che venga a dirmelo in faccia. In faccia. Saloon Torobrado ad est. Cosa c'è da questo lato? Questa presenza occulta è diversa da quelle rilevate finora. Oh, finalmente sei arrivato. Will. Ma chi è Will? Ma tu non sei il nignito. Chi sei, Chico? Piacere, io sono Silvia, il capitano della squadra paranormale di emergenze e tutela territori per roghi e infestazioni. Idea, ti va di conoscere i restanti membri della mia squadriglia? Sai, la Spettri è in stretto contratto con lo sceriffo Crisante, potremmo aiutarti a incontrarlo. Andale, vieni in caserma che te li presento. Hola Dark, ti aspettavo. Avevo detto che ti avrei presentato i miei collaboratori, vieni conmigo. Questo è il mio ufficio. Non sarà il massimo, ma ci conservo tutti i riconoscimenti ottenuti dalla squadra. Ma è Patrick Stella quello lì sopra. È un action figure di Patrick Stella. Lui è Booster, il mio fidato Blastoise, nonché il miglior amico. Ehi, biondo, non vedi che abbiamo visite? Fai il bravo padrone di casa e presentati, su. Guarda che Chad, col capelletto e il ciuffetto al lato. Silvia, non ti scaldare, è solo un tappetto dopo tutto. Questo cabron è Sau, uno spericolato alla guida dei veicoli della Spettri. Silvia, non serve dilungarsi troppo. Ti basta dire che sono muy hermoso. Cringe. Hai deciso di darci una mano con la missione? Che allegria! Questo edificio diroccato è il Saloon Torobrado. Fino a qualche anno fa era una delle attrazioni principali di Scorpiopoli. Qualcuno mise in giro una voce secondo il proprietario e nascondeva un Pokémon mostruoso. La gente, pur non avvistando mai questa creatura, diede credito alla diceria e Cempa vide scomparire. Storie belle forti, insomma. C'è qualcosa che luccica sul pavimento? Chiave Saloon. Ehi, tappetto, vedi di non starmi tra i piedi. Vediamo se è questa, almeno. No, niente. Evol condensa. Ok. E qui abbiamo un'altra chiave che credo sia l'altra, dell'altra stanza, a fianco. O se non è quella... No, sì, esatto. Ok, lì c'è l'altro luccichio che... Vabbè, di conseguenza questa penso ci permetterà di passare all'altra. Ombre! Saul, che diavolo ti prende? Cringe sti dialoghi. Dark, fa presto, abbiamo un problema. Madre de Dios! Tutto d'un tratto quel cabron di Saul ha perso il controllo e ci si è rivoltato contro. Dark, risparmia le forze, questo è un compito che spetta al sottoscritto. Senza offesa, Maurizio, ma sicuramente Dark è molto più adatto di te. Che sta succedendo? Ehi, ma che diavolo sta succedendo qui? E perché quel grassone sta volando? Ma questo è body shame! Hai già dimenticato tutto? Il povero Maurice per salvarti si è lanciato nelle grinfie del Pokémon che ti aveva posseduto. Fatti da parte, pare proprio che voglia occuparsene Dark. Sì, sì, ma non vedi che voglia ciò di occuparmene io? Sono proprio qui, pronto. Senza problemi, nel senso, vieni qui. Lottiamo. Pikachu, che normi, madonna. Allora, noi andiamo avanti. Ci sono delle candele che fluttuano. Giustamente un pianoforte che si suona da solo. Ma io come faccio a passare? C'è un punto ben preciso? Beh, a quanto pare, perché di là è tutto bloccato. Chi è sto tizio? Salve. Allora, possiamo avvicinarci adesso? Ma il pianoforte non suona più? La musica sta cambiando. Osta di Lavandonia! Non l'avevo mica visto. Luci blu adesso. Oh mio Dio. Che male agli occhi! Ma si sono moltiplicati. Spariscono tutti. Uno che rimane c'è. Attenzione! Signori, parte una sfida. Out Charmeleon.
Che io ho anche Ondum. E adesso che succede? Oh, quel maledetto deve essere ancora in giro per il saloon. Dove siamo? Allora, di qua. Imbocchiamo di qua, di qua, di qua, penso. Ah, ma è indemoniato anche Will. Oh, eccoti finalmente. Ti va di giocare un po' a nascondino con me? Non è come penso. Devo andarmelo a cercare per tutto il labirinto, no, eh? E invece sì. Bubu, settete. Va bene, sparisce. Lo ritroveremo, no? Dai, come caspita uscivo da qua? Santo cielo, cioè praticamente devo uscire del tutto per... Bubu, settete di nuovo. Bubu, settete ancora una volta. Ha tre Pokémon. Va bene, vai, Arrok. Olè, un altro Kidun, quindi rimango. Vabbè, lotta abbastanza veloce questa. Bulbasaur. Vai, aerassalto. Non sono più da solo, la sorellona Buster, Maurice, Soul e anche Dark sono la mia famiglia. La mia famiglia adesso, ci siamo conosciuti 10 minuti fa, dai. È tutto finito. Ti prego, salva la sorellona e sconfiggi quel mostro. E siamo arrivati, penso, al punto più alto del saloon. Attenzione! Enged si è impossessato di Buster. Ha soltanto Blastoise, quindi. Eccolo Buster indemoniato. Andiamo a fare subito uno sprizzalampo. Tanti bei saluti a Buster. È stato un piacere. Dannato moccioso, mi impadronirò definitivamente di te. Non credo proprio, amico. Arrivano tutti. Ti affronteremo tutti insieme. La mia energia sta svanendo. Maledetti esseri umani. Fantasmi non vi temo, completato. Asta fuego.